Facciamo quella calda, così quella è ancora più calda. Ok, tipo anche quella è calda, è a 3200. Perfetto. Quindi rimarrà un po'. E dove sono le fedi? Motore che? No, aspetta. Il motore che non parte. Ok, aspetta solo un attimo. Di nuovo, chiedo l'azione. Focare sullo specchio, Matte. Ok, grazie. Ma che era incredibile! Facciamo l'aggiunta, ma non è che quello. O dico incredibile a caso. Ogni tanto un po' a caso lo dici. Ogni tanto sì, con le canzoni però. Con i video un po' meno, eh. Do, re, fa, sol. L'urlo di Munk fuori questo venerdì, 29 gennaio, ovunque. Fuochi, 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 fuochino, 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 così ne va, vorrei capire. Fuochi. Ma il video, ragazzi, sta venendo una figata e siamo proprio riusciti a dare quell'immagine all'arte con i suoni giusti, con le riprese giuste, con i personaggi giusti. Secondo me stiamo facendo veramente un lavorone, questo è cinema, c'è un team pazzesco dietro e non potrei essere più fiero di quello che sta venendo fuori da una traccia che comunque ho prodotto e di cui sono veramente fiero. Non te l'avevo mai detto, ma da quando abbiamo insieme noi i fuochi. Sono le 22:16 di lunedì 25 gennaio e stiamo girando una scena sotto la pioggia. Tanto è calda, tanto calda, veramente. Dai Emma, dai, dai, dai. Ti disegno dura come Modigliani. Ti ho incontrato un po' per gioco, un po' per sbaglio. Ti ho amato ogni difetto, no, esatto, ogni esatto. Dettaglio. Non te l'ho mai detto, ma da quando siamo insieme noi il mondo mi sembra perfetto. Probabilmente quel giorno, sai, è iniziata la mia vita. Ok, stop, dai, dai, dai. Bomba, bomba. Nonostante il freddo, nonostante il vento, nonostante tutto è stato incredibile, perché non mai avrei pensato che Emma
sarebbe riuscito ad andare sotto l'acqua a quest'ora con questa temperatura. Invece l'ha fatto, quindi un grande. Il videoclip di Quando Dio ti ha inventato racconta 50 anni di storia di due persone che si sono amate, che hanno passato naturalmente dei momenti positivi e altri meno, come può essere il matrimonio, come può essere la scoperta della sterilità di uno dei due, la nascita di un figlio. Fin da subito c'era la volontà di raccontare una storia che potesse appunto far rivivere ricordi. I ricordi sono qualcosa secondo me di molto fragile, di molto delicato da toccare, soprattutto quando si tratta di persone che magari non ci sono più. Un altro tema che tratta il video di Quando Dio ti ha inventato è la precarietà della vita. Vediamo questo signore anziano in un ospedale con quella che è evidentemente sua moglie, in un letto, inizialmente sorridente, poi passa da momenti in cui durante la lettura di questa lettera che fa rivivere tutti i ricordi della loro vita, per arrivare poi a scoprire alla fine che in realtà questa signora non c'è, che questo letto d'ospedale è vuoto. Raccontare così tanti anni di storia in soli 3 minuti è stato molto complesso, perché comunque la narrazione del videoclip è una narrazione molto particolare, con un respiro molto, molto breve, e non si riesce a raccontare a fondo tutto quello che si vorrebbe raccontare per un fattore di minutaggio. Infatti a noi la cosa che interessava appunto era cercare di dare una linea da seguire per lo spettatore, che poi però allo stesso tempo lo spettatore potesse immaginarsi un mondo, per riuscire ad immergersi a pieno all'interno della loro vita ed emozionarsi nel finale. Nel finale del video appunto vediamo un signore che si alza dalla sedia a fianco di un letto che è vuoto, una farfalla che spunta e vola via, per poi diventare un palloncino che si alza nel cielo, simbolo diciamo della vita che continua non si sa dove, non si sa come, non si sa perché, ma continua solo se il ricordo continua ad esserci. Cioè il messaggio che volevamo comunicare è che la vita naturalmente ha una durata ed è giusto così a tratti, ma che allo stesso tempo i ricordi appunto possono tenere in vita le persone che amiamo, non dando mai fine all'amore appunto. Una cosa molto difficile di questo videoclip sicuramente è stato lavorare con persone anziane e trattare un tema così difficile, perché comunque il tema della morte è trattato all'interno del video, e una cosa è trattarlo magari con persone che hanno 20-30 anni, che hanno una sensibilità di un certo tipo, ed una cosa invece è trattare questo tipo di tematica con persone un po' più anziane. Questa diciamo che è una difficoltà che io personalmente ho vissuto tanto. Con Emanuele in quest'anno e mezzo circa di lavoro assieme abbiamo cercato di, sempre con i videoclip, di fare cose un po' particolari. Nel video di sempre raccontiamo, ci ispiriamo ad Harry Potter, nel video del bacio di Clint raccontiamo la quarantena vissuta a distanza nel periodo dell'esplosione del Covid. Nel video dell'urlo di Mook cerchiamo di creare situazioni astratte in cui tutto è in dubbio, tutto è precario, indeciso, fino ad arrivare a qualcosa di concreto nel finale. Il video di Quando Dio ti ha inventato diciamo che è un po', secondo me, un arrivo. Le riprese di Quando Dio ti ha inventato sono state divise in 2 giorni di set, un giorno al Circolo dei Lettori, dove abbiamo girato tutte le scene dei playback allo specchio, le scene del matrimonio, e la parte dell'ospedale è stata ricreata all'interno di una casa vuota in vendita. Ci tenevamo a ringraziare tutto il team che ha partecipato alla realizzazione di questo progetto. Sappiamo che è stata dura, sappiamo che è stato un incubo girare così tante scene in così poco tempo, però sono sicuro che il risultato sarà più che soddisfacente, perché abbiamo lavorato molto molto bene e speriamo che questo prodotto come sempre possa piacere oltre che a noi anche al pubblico.